Ciao e bentornati all'appuntamento del calendario dell'Avvento. Anche oggi è domenica, quindi anche oggi si parla di uno dei miei profumi, perché la domenica è dedicata all'argomento profumi. Oggi parliamo di Miroir. Siamo in una location molto, molto calda e Miroir è un profumo che si addice forse non tanto a questa location, forse per quanto riguarda la sua età anagrafica. Ma infatti Miroir per me doveva essere un profumo ambientato fra gli anni 20 e gli anni 30, forse anche un po' più in là, però diciamo fra gli anni 20 e gli anni 30, che per me dal punto di vista estetico, semplice, puramente estetico, sono degli anni bellissimi. Mi piacevano tantissimo gli abiti che utilizzavano, forse anche un po' prima, anche i primi del Novecento, gli abiti utilizzati, i gioielli, era uno stile che mi piace moltissimo tuttora. E quindi volevo dedicare un profumo a questa ambientazione. L'ho chiamato Miroir perché è una donna che si guarda allo specchio, una donna d'altri tempi, una donna molto elegante che indossa i suoi guanti prima di uscire per un appuntamento galante o comunque per un evento mondano, si veste di tutto punto, mette la sua cipria in polvere di iris, mette il suo tocco di profumo prima di uscire, si guarda allo specchio sapendo di essere stratosferica, bellissima e fantastica. Questa era l'idea che io volevo trasmettere a chi utilizza questo profumo, a chi piace questo profumo. Infatti inizia con un fiore molto affascinante, molto ammaliante e sensuale, che è la tuberosa. La tuberosa è un fiore bianco che ha una componente indolica, animalica molto importante ed è questo che lo rende così attraente. Poi è molto dolce, è un fiore molto cremoso, ha un profumo molto, molto attraente, di quelli che proprio ti fa girare la testa. E così deve essere questa donna che quando passa fa girare la testa, però allo stesso tempo ti trascina poi nel suo mondo più spirituale. Quindi abbiamo un contrasto fra il carnale, il fisico e lo spirituale del sandalo. Il legno di sandalo è un legno che viene utilizzato, bruciato durante le cerimonie religiose, soprattutto in India, fra l'altro è dall'India che proviene il miglior legno di sandalo. E quindi abbiamo questo contrasto. Il sandalo è un legno, ma e quindi ha la caratteristica legnosa, però è un legno molto dolce e molto cremoso, al pari della tuberosa, quindi è tutta un'atmosfera molto dolce, che viene smorzata dalla concreta di iris. La concreta di iris è quel richiamo vintage che io ho voluto mettere appunto alla polvere di iris che veniva utilizzata come cipria in tempi molto antichi. Quindi smorza questa atmosfera così cremosa perché è molto invece polveroso. Iris è, una pol è molto polveroso come odore, è talcato molto molto forte. Che sa anche lui è un po' legnoso e più secco rispetto al sandalo, e quindi l'ho voluto utilizzare per smorzare questa dolcezza. E quindi questa donna che ti fa girare la testa molto, molto sensuale, però poi ti porta nel suo mondo, che è un mondo anche molto spirituale, nel suo mondo interiore, per poi farti risvegliare in un letto di iris, questa polvere proprio di lenzuola pulite, di senso di pulito e di casa. Così vi ho raccontato Miroir. Naturalmente, come tutti gli altri profumi, lo potete trovare sempre in Via Garibaldi da Place Corner, oppure mi contattate o andate sul mio sito dove si può acquistare. Esiste soltanto come Eau de Parfum. Ho dovuto anche dimezzare la concentrazione rispetto agli altri profumi perché ha un colore molto molto intenso, quindi mantenendo una concentrazione altissima non volevo rischiare di avere un profumo immettibile perché macchia veramente tanto. Poi vedrò magari se riuscirò ad aggiustare questo piccolo dettaglio. E poi non l'ho voluto utilizzare come profumazione in nessuna applicazione d'ambiente perché comunque ha un costo importante, ha delle materie prime molto molto importanti e preziose, per cui utilizzarlo per profumare la casa diventava impossibile. Non tanto perché non ci stia bene, sarebbe bellissimo. Il problema è che nessuno sarebbe disposto probabilmente a comprare un profumo con un costo elevato per profumare la casa, e questo è un gran peccato perché secondo me ci perdiamo molto. A parte questa piccola parentesi,
se queste storie vi appassionano, continuate a seguire il calendario dell'avvento perché ne abbiamo ancora un po' di sorprese. Ciao!